Benvenuti a tutti su Dialandog Channel, eccoci ad un video di unboxing and review della Beretta 92 FS prodotta dalla Kaymore e accessoriata dalla Luxair. Allora, un po' di caratteristiche sul modello. Allora, gas powered, blowback, quindi alimentata a gas, nel nostro caso a CO2, blowback, quindi scarrellante. Poi abbiamo le dimensioni 212 x 140 x 35 mm, 26 colpi immagazzinati da 6 mm. 1,47 kg di peso, 300 frames al secondo come velocità. Materiali, qui dice ABS più zincato, ma in ABS abbiamo solo le placchette laterali e il sottoslitta. La pistola è semiautomatica e automatica. Qui dice che può essere detenuta solo dalle persone maggiori di 18 anni. Il tipo di pallino che può essere sparato va dalla plastica al metallo, quindi può sparare sia pallini da 6 mm, calibro 6 mm, sia pallini di plastica che di ceramica che di metallo. All'interno della confezione troviamo l'arma, pochi pallini, il caricatore senza il CO2 e in più una chiave a brugola che serve per installare la cartuccia all'interno della pistola. La pistola l'ho paragonata con una Beretta 92 FS calibro 9 in dotazione alle forze dell'ordine italiane, un mio parente è carabiniere. E ho potuto paragonare l'arma. L'arma è identica, è uguale, e una cosa che ho notato è che all'interno, qui, lo spazio che c'è qui con il carrello aperto è esattamente lo stesso che c'è nella beretta normale. Quindi qui in teoria ci entrerebbe un proiettile da 9 mm. Reale. Intendo che il proiettile non può essere sparato, però insomma, come dimensioni sono state perfettamente rispettate. Il selettore di fuoco da semi-auto, full-auto e la sicura è ambidestro, cioè da tutti e due i lati. Notate la fedeltà con il è stato riprodotto, anche se non viene utilizzato, il percussore posteriore che viene fatto scattare dal cane di armamento. L'arma è buona, è molto molto potente. Purtroppo l'op-up non è regolabile, o meglio, sarebbe regolabile, ma bisogna comprare l'intero gruppettino che si trova dietro che si trova sotto la canna, l'intero gruppo di sparo. Questo è più o meno il suono. Notare che la pistola si blocca quando non ci sono più colpi all'interno, grazie a, come nel modello vero, grazie a questo piccolo piedino di plastica che si alza quando non ci sono pallini. Quando c'è il pallino invece rimane giù e impedisce ad un pezzo, che in realtà un piccolo prolungamento di questo pezzo all'interno dell'arma che si trova in questa posizione, fa alzare il blocco così che il carrello rimane bloccato. La pistola comunque è abbastanza pesante, molto precisa, devo dire molto precisa. Il caricatore, praticamente 26 pallini è tantissimo. Ci sono anche pistole che hanno la possibilità di montare un caricatore esteso che arriva a circa 50 pallini, perché questa qui con la modalità full auto comunque il caricatore
lo finite in poco tempo. Seguirà a breve un piccolo test di fuoco dove andiamo a testare l'arma per bene e magari facciamo anche una recensione un po' più approfondita dal punto di vista del tiro. Ultime considerazioni: un'arma ottima per il soft air, arma secondaria perfetta. Certamente vedete che con un po' di utilizzo già stiamo iniziando a perdere un po' di verniciatura fatta sui lati dell'arma, anche un po' la canna si sta non dico rovinando, ma si sta sverniciando un po'. Questo qui è dovuto al fatto che comunque la pistola spesso viene soggetta, ecco, vedete ad esempio qui, ora non, ecco qua, questo qui è dovuto al fatto che comunque l'arma viene, la sto usando parecchio, vedete anche sul caricatore un po' i segni dell'usura, però segni dovuti ad un intenso utilizzo dell'arma. Ottima riproduzione, ben costruita e molto molto consigliata per un eventuale acquisto. Da Tagliando Cucinando è tutto, al prossimo video.